sei aree interne della Toscana diffusa, 115 comuni interessati, che vanno dalle colline metallifere alla Miata, dalla Valdichiana al Casentino e alla Garfagnana, dall'Appennino Pistoiese al Valdarno e al Mugello. Per ognuna di esse la regione finanzierà progetti infrastrutturali e non solo nell'ambito della legge sulla Toscana diffusa, con uno stanziamento complessivo di circa 120 milioni di euro. E che vanno su infrastrutture, su interventi energetici, di risparmio energetico, su interventi culturali, sulla valorizzazione delle realtà di piccoli borghi e di aree che normalmente forse sono meno valorizzate. Abbiamo cominciato un percorso a maggio scorso, condiviso quelli che erano gli interventi e adesso li abbiamo deliberati in giunta. Abbiamo concentrato risorse che diventano progetti di riqualificazione dei comuni stessi, valutati comune per comune. In uno ci sarà la ripavimentazione del centro storico, nell'altro il giardino pubblico, nell'altro la riqualificazione di un palazzo che diventa il palazzo comunale, perché in Toscana venga fuori con molta chiarezza l'impegno della Regione a valorizzare tutti i comuni e non solo quelli che città d'arte o città più popolose sono più noti, conosciuti e famosi.